altro quarto di finale del torneo Pezzana, cominciato qui all'Orange Football Club, che vede sfidarsi Australia contro Svezia. Australia in maglia gialla, che è costretta adesso a concedere il corner alla Svezia in maglia blu. Attaccherà da destra verso sinistra l'Australia in questa prima frazione di gara e da sinistra verso destra la Svezia. Gran mancino dalla distanza di Bonanni, che sigla il gol del vantaggio 1-0. Peccato per la ripresa che sia stata interrotta. Adesso palla ancora per la Svezia, per l'Australia dalla distanza. Arriva un 1-2 velocissimo con Sabatino e Bonanni. Sabatino questa volta da più vicino di Bonanni. Piede invertito, angolo opposto della porta. 2-0 dopo 5 minuti di gioco. Ancora possesso di Bonanni. Poi Bianchini allarga. Adesso Ciafrei, scambio con Muzaki, ancora Ciafrei che mette la palla in mezzo per Sabatino con la testa. Palla che fischia sul palo della porta difesa da Giuliani. Quasi un 3-0 subito. Adesso ci pensa Bianchini. Cerchio di centrocampo, Muzaki che va ancora allo scambio con Barcaioli. Adesso Muzaki cerca il fondo, palla con il destro in mezzo, qui Barcaioli colpisce male e manca l'appuntamento con il gol. Andare bene da Barcaioli che viene chiuso da parte di Bernardini. Intanto provato il cambio di gioco di Sabatino, preciso su Ciafrei che mette palla in mezzo, Barcaioli che viene schermato, ma intanto ancora possesso per Muzaki che prende un calcione. Palla che però si presenta sul destro di Sabatino, che trova la doppietta personale, a volta tiro a paletto di interno destro. Gran bel gol ed è 3-0 al undicesimo di gioco. Bianchini trova Muzaki che pensa all'assolo, porta la palla sul destro e conclude in porta. 4-0 dell'Australia in 18 minuti di gioco. Mette la firma anche Muzaki sul tabellino. Cambio tra Sabatino e Bonanni. Intanto Bianchini pesca benissimo Ciafrei che mette la palla in mezzo, secondo palo, e arriva una splendida parata anche da parte di Giuliani. Palla che va sul fondo. Ottima la combinazione. L'arbitro decreta regolare la posizione. Poi D'Ercole spinge la palla in rete per il primo gol della Svezia, che arriva al 22esimo di gioco. Palla in verticale, qui intercettata. Ciafrei sceglie di scendere dietro con il retropassaggio. Qui Assogna è costretto ad andare con le mani. L'arbitro fischia calcio di punizione. Chiamato il pallone sull'altra porzione di campo, interviene Ciafrei che prova a intercettare, poi Mohamed riesce nello scambio, palla nuovamente girata dalle parti di Cannone. Arriva il duplice fischio del direttore di gara per la fine di questo primo tempo, intanto che vede l'Australia condurre per 4-1 sulla Svezia, ma con l'uomo in meno dal 25esimo. Tutto pronto per la ripresa del secondo tempo, squadre che si invertono sul rettangolo di gioco e si comincia con questo mancino dalla distanza da parte di Bonanni. Non fortunato come in occasione del primo gol, praticamente sempre da centrocampo anche quello, con il mancino a incrociare. Intanto qui subisce una carica e poi autogol. Arriva il 5-1 dell'Australia in apertura proprio di questo secondo tempo. Comite l'autogol da parte di Bernardini. Bonanni anzi ad armare il mancino, Bonanni poi con il destro va al cambio di gioco su Muzaki. D'Ercole deve tenere Muzaki che riesce comunque a mettere la palla in mezzo qui.
E arriva il gol da parte di Bianconi, assistito bene da Bonanni di testa. 6-1 Australia. Andare ora con Ceresi e Silvestri. Moretti, cambio di gioco per Babi con la testa, prova a metterla in mezzo qui. Sabatino fa su il pallone. Poi Barcaioli prova ad andare in verticale dalle parti di Bianconi. Sigla il 7-1 per l'Australia. Bianconi con il mancino batte Giuliani. Adesso Mozzacchi non riesce a vincere il duello con Silvestri, che fa fischiare il suo destro sulla traversa. Arriva anche il triplice fischio del direttore di gara dopo questo tentativo da parte di Silvestri. Risultato finale: Australia 7, Svezia 1. Australia che stacca il biglietto per la semifinale. Grazie a tutti per averci seguito da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy.